Buonasera, benvenuti a Dimensione Dilettanti, prima puntata del 2016. Buon anno a tutti, bisogna dirlo anche un po' in ritardo, no? Perché c'è sempre questa querela. Fino a quando si può fare buon anno? Io credo che un augurio si possa fare anche l'ultimo giorno dell'anno in corso. Quindi buon anno a tutti e buon anno anche a tutti coloro che seguono attentamente il calcio dilettantistico e che seguono la nostra trasmissione. Ringrazio come sempre Dario Brighi, che anche in questa prima puntata del 2016 è con noi in regia. Vi ricordo che potete seguirci contemporaneamente anche in streaming, basta andare sul sito www.ustream.tv, da qui cercare poi il canale Telegalileo. Comunque, se non riuscite a seguirci né dal canale 14 del digitale terrestre né in streaming, potete semplicemente domani o dopodomani andare sul canale YouTube di Telegalileo, perché ogni puntata di Dimensione Dilettanti verrà caricata lì. Vi invito anche a richiedere l'amicizia al profilo Facebook Dimensione Dilettanti, lì rivedrete le puntate, verrete aggiornati quasi quotidianamente su tutto quello che accade per quanto riguarda la nostra programmazione. I primi ospiti del 2016 sono due ospiti che, se non sbaglio, uno sono sicuro è stato qui più volte: Alain Listanti, il portiere della GM10. Buonasera. Buonasera Alain. E poi Bruno Palozzi, direttore sportivo della GM10. Anche lei c'era già stato, mi sembra. Sì, sì. Alain è venuto sempre con magliette diverse, quindi questa volta viene come rappresentante della GM10. GM10, che è inutile dirlo, non sta attraversando un momento particolarmente positivo. Te però sei nuovo, se non sbaglio soltanto tre o quattro gare con la GM10. Ecco, che ambiente hai trovato? Ma l'ambiente è molto sano, devo dire, quindi al di là della classifica, che comunque ci vede un pochino in difficoltà, come è inutile negarlo chiaramente, però diciamo che l'ambiente è positivo, sono cambiati un po' di giocatori, quindi c'è un bello spirito che abbiamo visto anche domenica. Poi purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione fino adesso, anche se ancora sono poche le partite per poter, certo, amalgamare tutto il gruppo che è nuovo. Comunque ci abbiamo 3-4 giocatori importanti che sono arrivati, quindi secondo me da qui alla fine possiamo dire la nostra e fare, diciamo, raggiungere l'obiettivo dichiarato, che è quello della salvezza, assolutamente. Quindi si era partiti, poi magari qui ci dirà meglio Bruno Palozzi, però con l'obiettivo della salvezza. Sì, assolutamente. Quando sono arrivato io, assolutamente sì, credo anche prima, ovviamente. Quindi, diciamo, poi è stata una stagione, credo, anche sfortunata per mille altri motivi che sappiamo benissimo, e quindi anche per quello io, diciamo, ho accettato poi la proposta che mi è stata fatta a fine novembre, perché insomma è un obbligo quasi morale, insomma, raggiungere questa salvezza. Anche perché te hai iniziato la stagione a Marche. Sì. Una squadra che sta attraversando un momento insomma abbastanza eufemistico, diciamo una stagione molto molto difficile. Eh sì, abbastanza, diciamo che ho trovato lì un ambiente un po' particolare, dove la retrocessione dell'anno precedente, diciamo, ha, come si dice, un po' inficiato su tutto quanto che è quello che è l'ambiente, sia la società sia la squadra. Insomma, c'è un po' di difficoltà, spero che ne escano fuori, però diciamo che purtroppo a livello di classifica stanno soffrendo abbastanza, diciamo, stanno soffrendo le pene dell'inferno. Perché poi non ci sono dei segnali di ripresa, non neanche minimi. Ma è anche difficile, perché comunque il campionato non è un campionato non è facile, insomma, come abbiamo visto anche le squadre che ci sono, Montefranco, la Tibre, insomma, sono delle squadre importanti. E non è semplice tirarsi fuori, chiaramente. Arrivato a questo punto c'è un distacco abbastanza grande dalla penultima, quindi è un pochino difficile, però mi auguro per loro, chiaramente. Invece, per quanto riguarda il campionato in cui stai militando, la promozione è un campionato che tu l'hai fatto tanti anni, lo conosci bene. Mai. Quest'anno come lo vedi? Poi magari parleremo meglio anche proprio della classifica e tutto. Quest'anno però ci sono tre squadre che sono molto equilibrato, forse più dell'anno scorso, perché l'anno scorso io facevo parte della Merina, che stavamo fino a febbraio, insomma, gennaio-febbraio, lottando per i primi posti. Poi dopo ci siamo un pochino distaccati, perché chiaramente anche gli organici erano differenti, certo, tra noi e il Petrignano, che poi ha vinto il campionato, e la M98. Quest'anno si sta riverificando la stessa cosa, anche se, diciamo, gli organici sono
molto più lunghi e probabilmente il campionato si è anche rinforzato, perché ho visto l'Ortana, c'ha dei giocatori sì. che per la promozione non dicono niente, l'Orvietana sì, idem, il Campidello a livello d'organico forse è quella un pochino messa, diciamo, peggio, tra virgolette, perché comunque davanti c'è Sciaboletta che so 2 anni che fa 40 sì. gol, quindi, però c'ha un sacco di giovani, chiaramente che alla lunga potrebbero pagare un po' di inesperienza, anche se fino adesso stanno viaggiando a ritmi altissimi, quindi... Assolutamente, è un campionato equilibratissimo. Quindi queste tre squadre le vedi in effetti superiori? Assolutamente sì, diciamo che questa è un po' la cosa che ho visto da sì. qui, dall'inizio insomma, del campionato fino adesso, e poi i numeri parlano da soli. Ecco. Invece volevo sapere dal direttore sportivo Bruno Palozzi, diceva Alain, quando l'avete chiamato, insomma la situazione era già abbastanza negativa, quindi l'obiettivo era la salvezza, in partenza... Partenza uguale, i programmi della società erano quelli di fare un campionato possibilmente tranquillo con un solo obiettivo, quello della salvezza. Salvezza prima del tempo, purtroppo ancora certo. non ci siamo. Comunque si aspettava un campionato così, insomma, un bilancio dopo 17 partite? Beh, un bilancio così non me l'aspettavo, perché se guardiamo la classifica è quella, è reale, noi abbiamo purtroppo perso sempre partite per 1-0, perché non a caso siamo la miglior difesa, certamente non il miglior attacco, se no, però sì, quanti punti mi sembra perlomeno? 5 gol fatti. Sì, ma subiti? 22, non la miglior difesa del campionato, però considerando che il Campidello ne ha presi 20, tra le squadre che appunto. Stanno lottando per i vostri obiettivi, siete sicuramente quelli che abbiamo perso meno. Sempre partite all'ultimo minuto, 1-0, 1-0, 1-0. Diciamo, no, ho pagato un po' l'inesperienza di più di qualche ragazzo che c'era, giovani che sono lì a Guardea, che sono abbastanza bravi, però diciamo che stanno facendo il primo anno di promozione. Non a caso a gennaio, a dicembre abbiamo fatto un po' il summit con l'allenatore, con la società, e abbiamo preso dei giocatori nuovi che speriamo ci diano una mano a venirne fuori. Noi, quantomeno ad oggi, cerchiamo ancora, perché abbiamo la possibilità di agganciare la salvezza subito, quantomeno a stare dentro i play-out con, certo. con buon risultato. Evitare quindi anche il distacco. Certo, certamente. Certo, come mai questo scarto tra l'attacco e la... cioè una difesa buona comunque, un attacco che insomma 5 gol, forse è il record, non so, il Mike che forse ne ha fatti meno, ma insomma siamo lì. Sì. No, 12 addirittura il macchine, fatti di più, ecco, che cosa manca? Manca chi segna. Già, sembra scontato. Il problema è questo qui, purtroppo se guardiamo gli attacchi, l'attacco di tutte queste società, queste squadre, partiamo da quelle che stanno in alto, lasciamo perdere l'Ortana, l'Orvietana, lo stesso quelle dei terrestri. Ecco, diciamo. Quelle, però innanzitutto Guardea, il GM10, geograficamente non è messo bene, perché per portare un giocatore lì non è facile. Lo devi convincere. Gli attaccanti in particolare, che sono ruoli delicati, e chi ce l'ha se li tiene, e chi è un attaccante, non dico buono, discreto, ha delle pretese di rimborsi che non può arrivare, certo. non può raggiungere il Guardea, capito? E quindi andiamo avanti con quello che abbiamo. Però ci sono molti giocatori che vengono da fuori, insomma, non è... Cioè, giocatori che vengono da fuori, ecco, qui sulla Concaternana, non so, 5... Da Ponte San Lorenzo. Diciamo, no, sì, sì, sì. Fraternarmi. Sì. E il resto è tutta gente, c'è uno solo, mi pare che viene da... Maiorana dove viene, da, non mi ricordo. No, vabbè, sì, comunque, verso... Però ecco, diciamo che non è una squadra a chilometro zero, anche perché credo che la promozione non la fai con, no, no, con gli no, abitanti, con i giocatori di Guardia. Però la devi fare con il budget che c'hai. Certo, il budget è quello che abbiamo noi, è quello. Quindi il presidente e la società non vuole sforare, venga quel che venga, non è che si fanno investimenti pazzi per poi dopo. Si parte all'inizio con quel programma e fino alla fine ci si arriva. Se in corsa si può modificare con qualcosa di migliore di quello che c'era, certo, però senza certo. sforare, no? Anche perché certo. poi abbiamo visto tante società partendo dalla Serie D eccetera, che magari soltanto un anno sforando, cercando magari di fare il colpo di mercato, di salire in categoria, certo. poi o non sono salite e sono fallite l'anno dopo o 2 anni dopo, oppure sono salite e poi sono retrocesse 3 volte all'indietro, sì, sì, vediamo sì. tantissime squadre, lo stesso Pierantonio, il Deruta, Ferentillo che ha sferato l'eccellenza, adesso è scomparso, lo stesso Macchie,
sugli altari della cronaca con Zampagna, con quello squadrone. Adesso, insomma, probabilmente il prossimo anno la vedremo in seconda, perché insomma, 3 punti in prima categoria. Quindi ecco, credo che la politica vostra da questo punto di vista sia giusta, perché quando non ci sono investimenti, insomma, è inutile poi cercare di fare il passo più lungo della gamba, come quello si dice, quello è certo. Per quanto riguarda invece la situazione con l'altra squadra di Guardè, perché c'è la GM10 e c'è il Guardegge, che presumibilmente il prossimo anno giocherà in prima, sta dominando record su record, quindi vincerà probabilmente il campionato di seconda. Come sono i rapporti, diciamo, fuori onda, insomma, ci si alterna nell'utilizzo del campo, perché insomma due squadre in una cittadina come Guardea, insomma, forse sono tante. Ma il Guardegge è logico che su un paese, quando ci sono due squadre, c'è sempre un po' l'agonismo, diciamo. Ci sono i tifosi del Guardegge e della GM10, sì, oppure entrambi, sì, ti fanno tutto? Sì, sì, questo c'è. Però diciamo i rapporti con il Guardegge sono buoni, anche perché tutto sommato vedo il presidente della società che si stanno incontrando, stanno parlando per il futuro, per non so per che cosa, ma sicuramente per poter cercare da realizzare la mettersi insieme, comunque vada, se noi rimanteniamo la promozione. È quello che volevo chiedere, sì, infatti. Quello lo stanno facendo, non so come andrà a finire, credo nel migliore dei modi, perché poche sere fa ho visto pure che c'era il sindaco che ha preso parte a queste riunioni, ha detto addirittura che se ci mettiamo insieme lì a Guardea verrà fatto il campo sintetico, poi vediamo quello che viene fuori. Però i rapporti, è logico, sono un buon agonismo, ma certo, sono buoni, tra persone sono buoni. Perché è la stessa cosa, no? si è detto insomma per tanti anni di fare una grande squadra anche della Valnerina, no? Unendo magari Ferentillo, Montefranco, Arrone, però non ce l'hanno mai fatta. Ecco, forse a Guardea questa cosa è più realistica, non so, magari Alen che vive proprio l'atmosfera dello spogliatoio. Sì, no, ma io poi tra l'altro con i ragazzi, qualche ragazzo insomma del Guardegge lo conosco, perché ci ho giocato insieme, con Avola, che è il difensore centrale, ci ho giocato insieme a Amelia, quindi tra di noi assolutamente non c'è problema. Noi chiaramente c'è questa cosa di dividere il campo, a volte no, e ci accavalliamo, però non è un problema. Poi fare allenamento insieme, fate ogni tanto amichevoli con il Guardegge? L'abbiamo fatta, credo, prima delle feste, se non mi ricordo, quindi assolutamente i rapporti tra di noi. Sì, vabbè, ma sono amichevoli, rapporti assolutamente distesi tra noi, non c'è alcun problema. La situazione del campo adesso com'è? Perché ricordo quando era nello staff dirigenziale Romolo Rossi, insomma, c'era sempre questa questione, ogni tanto il campo era inagibile, spesso dovevano andarsi ad allenare addirittura nel Lazio, adesso è tutto sistemato. Il campo è un campo in terra battuta, forse meglio dell'anno passato perché erano tutte zolle, quest'anno è soltanto terra battuta, però è liscia, perlomeno lo curano, lo urlano, lo passano a rete, vabbè, però non è... Per quanto riguarda la situazione del campo è questa, per quanto riguarda gli allenamenti con il Guardegge, noi abbiamo i nostri giorni, loro hanno i loro, può capitare qualche volta che ci incontriamo, certo, ma per accordi intercorsi tra allenatori, maggiormente tra allenatori oppure tra dirigenti, però non c'è nessun problema. Il Guardegge è una buona squadra, sta facendo un bellissimo campionato, ha un ottimo allenatore che è Proietti. Ha anche buoni giocatori per la categoria, questo è chiaro. E per la seconda. Non a caso stanno 10 punti. Dalla seconda. Quindi. Sta vincendo. Io dicevo prima una cosa interessante per quanto riguarda la sua esperienza a Macchia Len. Il Macchia ha subito un po' lo scarto della retrocessione, no? Insomma, probabilmente anche a livello morale. Nella GM10 questo non è accaduto. Insomma, no. Dopo l'anno dell'eccellenza. No, onestamente, l'anno eccellenza per il GM10 è stato, certo, il top. Poi sai bene che per fare eccellenza, certo, è sempre una questione di budget. Quindi in base a quello il calcio dilettantistico fino a un certo punto, no? Perché poi vediamo anche i nomi e sentendo un po' qua e là, poi bisogna sempre vedere quanto siano vere le cifre, però tra serie di eccellenza insomma girano. Ma non parlo di soldi, di stipendi, io parlo purtroppo, perché ho anche detto prima geograficamente messonale, perché se un ragazzo viene da Terni o viene da Roma, è chiaro che c'ha le spese, i rimborsi spese, tu è logico, un conto quello che sta sul posto, quello che tu ammucchi tutti questi rimborsi spese e alla fine vengono fuori soldini.
È brutto dopo, le società che devono dire ai giocatori i soldi non ci stanno più. Certo. Allora il giocatore dopo gli piace rimane, però sta un po' tra virgolette scoglionato, no? Quindi, però ecco, il discorso è questo. Allora adesso andiamo a parlare di calcio giocato, andiamo a vedere com'è andata la 19esima giornata della Serie D Girone e poi la commentiamo con i nostri ospiti. Il derby tra Foligno e Città di Castello finisce 1-0, il Foligno riesce quindi a rientrare in zona playoff. Per quanto riguarda questa partita, il gol è stato segnato al 38esimo del secondo tempo da Di Paola. Ghivizzano, Gavorrano 1-2, il Gavorrano guadagna la testa della classifica, 12 risultati utili consecutivi per la squadra toscana, 7 vittorie e 5 pareggi nelle ultime appunto 12 gare. Scandicci Montecatini 3-1, Gubbio Gioli Montemurlo 1-0, il gol al 36esimo del primo tempo è segnato da Ferri Marini. Per quanto riguarda il Gubbio, nelle ultime 13 gare, 8 vittorie, 3 pareggi, soltanto 2 sconfitte, seconda vittoria consecutiva per il Gubbio che è al terzo posto della classifica. Massese e Pianese pareggiano per 0-0, il Ponzacco espugna il campo del Poggibonsi vincendo 2-1, 0-0 tra San Giovanese e Collegiana, lo Spoleto purtroppo perde ancora, perde sul campo del Viareggio per 4-1, Viareggio che va in vantaggio al 23esimo del primo tempo con Rosa Castaldo, al 36esimo sempre del primo tempo Lazzarini pareggia per lo Spoleto sul calcio di rigore, poi nella ripresa dilaga il Viareggio al 15esimo, al 30esimo e al 42esimo grazie ad una tripletta di Sciapi. Per quanto riguarda lo Spoleto, situazione sempre pessima, perché aveva avuto magari un accenno di reazione la settimana scorsa vincendo diciamo il quasi derby contro il Sansepolcro, però analizzando il dato in maniera più estesa vediamo che nelle ultime 15 gare lo Spoleto ha perso 13 partite, ne ha pareggiata una e ne ha vinta una. Spoleto che sembra aver risolto la questione societaria, però certo la situazione è sempre molto molto complicata, soprattutto perché i punti di distacco sono davvero tanti. Chiude il quadro dei risultati, la vittoria del Sansepolcro in casa contro il Guardo Casa Castalda 2-0, i gol al 27esimo Braccalenti, al 34esimo Piccinelli. Per quanto riguarda il Gualdo Casacastalda, nelle ultime 4 gare una vittoria, 2 sconfitte ed un pareggio, mentre invece la situazione del Sansepolcro non è assolutamente rosa. Un Sansepolcro che negli ultimi anni aveva quasi sempre lottato nelle zone alte, adesso invece si trova in zona play-out. Andiamo a leggere anche la classifica: Gavorrano primo con 37 punti, segue Montecatini con 35, Gubbio 34, 32 per Ghivizzano, Gioli Montemurlo insieme al Foligno, 31 punti per la Collegiana, 28 per San Giovannese e Ponzacco, 26 per Gibonzi, 25 per Viareggio, Città di Castello, 24 per la Pianese, 18 per il Sansepolcro, 17 Gualdo Casacastalda, Massese 16 punti, la Massese al secondo pareggio di fila, ma allargando sempre il dato vediamo che nelle ultime 13 gare la Massese ne ha perse 8, quindi una situazione molto negativa per la squadra toscana che in asse di partenza forse era una, non dico delle candidate per il salto di categoria, però sicuramente quasi nessuno l'avrebbe messa nelle zone basse. Scandicci che coabita appunto alla penultima posizione con la Massese, Scandicci invece che in parziale ripresa la seconda vittoria di fila, e poi sempre ultimo come dicevo c'è la Voluntas Spoleto con soli 9 punti. In testa vediamo una battuta d'arresto nelle prime posizioni della Collegiana che è stata scavalcata da molte squadre a causa di 3 sconfitte di fila. Volevo sentire da Len, lo Spoleto ce la farà a perlomeno ridare un po' di linfa al suo campionato? Io conosco un po' la realtà spoletina. Poi c'è anche un parente, un caro amico, anche parente, sì. Un parente, il mio cugino, quindi insomma. È vero, sì, sei il cugino. Quindi lo conosco bene. Tra l'altro è il capitano quest'anno, perché è uno dei pochi reduci dall'annata scorsa. È vero. E quindi so che stanno vivendo un momento tanto particolare. Parliamo di De Santis. Parlo di sì, di De Santis, sì. E Joseph, ovviamente. Che so, ho visto anche le immagini, tra l'altro lunedì dei gol. Dispiace perché poi avevano vinto la partita precedente e andare poi in svantaggio
lì diciamo a Viareggio e recuperare pareggiare, pareggiare ma con un rigore espulsione della, dell'avversario andare 10 contro 11, quindi diciamo c'erano tutte le possibilità per portare a casa la partita alla fine. E invece purtroppo parliamo ancora di una sconfitta. Diciamo che il loro obiettivo è quantomeno raggiungere la terz'ultima posizione, io lo sento abbastanza spesso, quindi per fare poi, per agganciarsi poi al treno dei play-out e sperare lì di venirne fuori diciamo nel miglior modo possibile. Colpo di gol, diciamo. Esatto, e col Sansepolcro si erano riviste delle cose, adesso diciamo c'è stata questa sconfitta che è un po' bruciante anche per il fatto che poi c'è stata una contestazione dei tifosi, so anche insomma che c'è stato un incontro, quindi la situazione è abbastanza delicata e so che lì a Spoleto poi c'è una piazza calda. Anche a livello di, sì, di diciamo di passione che è molto forte, e vedere poi questa società poi che alla fine stava in mano insomma a Pecorelli, che c'erano quelle difficoltà economiche, adesso sembra che si sia siano portati adesso sulla retta via con Santi Rosi in insomma che è rientrato, quindi spero, me lo auguro, anche perché diciamo ci interessa poi di riflesso anche per a noi, il discorso delle promozioni, esatto, ci interessa poi di riflesso anche a noi, quindi mi auguro proprio fortissimamente che lo Spoleto riesca a raggiungere il treno dei play-out e poi fare un colpo di coda finale, sperando che quest'anno retrocedano tutte le toscane, anche perché quest'anno ci speravamo, no? L'anno scorso avevamo 9 umbre, dice, vabbè, per forza di cose qualcuno dovrà retrocedere, quest'anno ce ne sono soltanto 5, 6 se consideriamo anche il Sansepolcro. Però vediamo che su 6, nelle ultime 5 posizioni, ci sono 3 umbre. Esatto, purtroppo sì, quest'anno c'era la possibilità di non evitare magari di fare massimo una retrocessione, ma non si sa mai perché chiaramente il campionato ancora è lungo, quindi poi diciamo sono più squadre, non sono 16 come da noi, quindi certo. Diciamo c'è il tempo per andare avanti e fare qualche punticino in più. Però diciamo che già tra la Pianese, che era 13esima, e il Sansepolcro, che è 14esimo, ci sono 6 punti. Quindi insomma il gap comincia a diventare, non dico però, ancora non incolmabile, però insomma, però già vince lo scontro diretto che so 6 punti, diciamo che fa la differenza a volte, capito? Quindi magari becchi una partita e vinci e da lì ritrovi morale e parti per una risalita, insomma. Comunque i giocatori dello Spoleto ci credono ad una risalita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo lo posso confermare. E per quanto riguarda la testa, chi vedi favorito? Il Foligno insomma, era partito male, poi col cambio d'allenatore si è ripreso sicuramente, però insomma ancora non lo vediamo mai tra le primissime posizioni. Beh, diciamo che c'è il Gavorrano adesso che è tornato in vetta, sicuramente anche il Gubbio, perché il Gubbio c'è una squadra sicuramente a detta di tutti per stravincere il campionato, adesso ha fatto anche di qualche acquisto, quindi secondo me il Gubbio alla fine la potrà spuntare, ecco, per poi poterla ritrovare in Lega Pro, dove è un pochino il suo habitat naturale. Invece per cui volevo sentire il DS, con quanto interesse guardate la Serie D, considerando che poi... L'interesse logicamente dipende tutto dalle retrocessioni, quindi a parte il tifo che ci può essere per le Umbre, ovviamente, però il miglior augurio è quello che non è retroceda nessuna. Questa cosa andrebbe un po' rivista, poi non è che stiamo a fare le regole, ma quello poi insomma qualcuno va a giocare, poi a voi è capitato anche con la GM10, no? di giocare, poi fortunatamente siete riusciti a passare insomma, l'anno che c'era proprio Romolo Rossi, però per dire la MC98 lo scorso anno, il Campitello, sono arrivate in più di un'occasione fino alla fine, hanno giocato fino a giugno, il che significa comunque pagare rimborsi, pagare il campo per chi non ce l'ha di proprietà, eccetera, e poi vedi tutto vanificato perché magari il campi, dalla Serie D retrocedono un'umbra di più. Cioè, questo secondo me è proprio dequalificante per il calcio, no? Non so voi come la vedete. Infatti io sono sempre stato e resto del parere che questi play-off e play-out per me non dovrebbero esistere. All'inizio parte il campionato, sai che so, 3 retrocessioni, 2 che salgono, 1 che sale, per me dovrebbe essere in quel modo, però... Questo è stato fatto magari per dare proprio più sale al campionato, però poi dovrebbe allora corrispondere anche...
qualcos'altro, perché in effetti le ultime partite poi alla fine, no, sai come funziona. Beh, sì, se una squadra ha raggiunto l'obiettivo, invece con questo tipo di modalità magari allunghi fino alla decima, anche se ci sono pochi punti, no? Ma anche qui c'è il pro e il contro, perché le squadre che stanno in al centro che non hanno più da di niente regalano uguale, nel senso, no? È la stessa cosa. Sì, diciamo, credo che questo poi verrà accentuato in maniera esponenziale in seconda categoria quest'anno, perché considerando che non ci sono retrocessioni, insomma, escluse le prime 6 o 7, magari, che possono, al di là del guardeggio che magari vincerà con largo anticipo, però che possono giocarsi i playoff. Vanno tutte in prima, giusto? Nel senso, dalla terza alla prima. Sì. Però non retrocedendo nessuno, per dire. Esatto. La gloria, per carità, credo che nessuno vada in campo per perdere. Però quando sai che poi il risultato non conta, magari ci vai anche con meno vista, no? Con uno spirito diverso, questo è ovvio. Allora, scendiamo di una categoria, andiamo a vedere invece com'è andata in eccellenza. 17ª giornata, seconda giornata del girone di ritorno. Poi vedremo anche le immagini di Narnese Bastia, una delle gare storiche per quanto riguarda l'Umbria, uno dei derby più accesi. La Narnese ce l'ha col Bastia e con il Città di Castello. Allora, Angelana Trasimeno 2-1 per quanto riguarda questa partita, va in vantaggio l'Angelana con Pica, i gol tutti nel secondo tempo, al quarto minuto della ripresa, al 14° pareggio del Trasimeno con Biscaro Parrini, al 15° un minuto dopo Baratteri porta in vantaggio l'Angelana e regala 3 punti alla squadra di casa. Cannara Pontevecchio 4-1, va in vantaggio la Pontevecchio con Sisani al 32° del primo tempo, Camilletti pareggia nella ripresa al 10° per il Cannara, poi al 14° Fastellini, al 32° Radicchi e al 34° Drauli. Cannara quindi che ribalta il risultato e vince in maniera importante. Castel del Piano Subasio 0-3, seconda vittoria di fila per la Subasio, quinto risultato utile consecutivo. I gol sono segnati da Bolletta al 7° minuto e poi da Porricelli al 15° del primo tempo e al 6° della ripresa grazie a un calcio di rigore. Narnese e Bastia 1-1, poi vedremo le immagini di Giancarlo Rotondi, per questo anzi lo ringrazio. Va in vantaggio la Narnese nella ripresa al 16° con Donati, al 18° ancora un giocatore della Narnese è protagonista in questo caso in negativo, perché c'è un autogol di Gaggiotti, poi vedremo la sintesi, un'azione un po' controversa. Comunque Narnese che va a pareggiare in casa, una partita che è stata per lunghi tratti del match appannaggio della squadra di Sabatini, tante occasioni, grande protagonista Giulio Chiani, però alla fine la Narnese deve segnare un altro punto e sono 3 le gare senza vittoria per la squadra di Sabatini nelle ultime 10 partite, 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi. Nera, nerissima direi la situazione del Todi, che perde però contro una delle squadre meglio attrezzate, contro la seconda in classifica, perde 2-1 in casa contro il Villa Biagio. Todi che era andato in vantaggio con il suo releone, come si chiama, come si definisce, al 30° del primo tempo con Tarpani. Poi al 18° pareggio del Villa Biagio con Tomassini, al 26° naturalmente siamo nella ripresa, ancora Tomassini ribalta il risultato, 2-1 per il Villa Biagio. Todi che è alla 4ª sconfitta di fila dopo 8 risultati utili consecutivi, Villa Biagio invece che è al 10° risultato utile, seconda vittoria consecutiva nelle ultime 10 gare per la squadra che sta inseguendo il Trestina, la capolista, dicevo nelle ultime 10 gare 7 vittorie e 3 pareggi. Trestina che batte 2-0 il San Sisto, Trestina che è all'11° risultato utile consecutivo, 2 vittorie di fila, nelle ultime 11 gare 8 vittorie e 3 pareggi per la capolista. I gol Ceccagnoli al 32° del primo tempo, nella ripresa al 6° Passeri, un classico risultato, un gol per tempo 2-0. Torgiano Petrignano 2-2, in vantaggio il Torgiano con Ciucchicchi al 21°, ancora Torgiano al 25° con Mortaro. Accorcia la distanza al 42° Brunori su calcio di rigore per il Petrignano, a tempo quasi scaduto al 44° Cecchini pareggia appunto per la squadra ospite. Ventinella Massamartana 1-2, il Ventinella dopo i festeggiamenti per la vittoria della Coppa d'Eccellenza perde in casa contro il Massamartana, i gol del Massa 39° Fenici, al 40° ancora Massamartana con Rocchi, uno che di gol ne ha fatti tanti anche in categorie superiori, accorcia le distanze per il Ventinella, Minelli al 5° della ripresa. Per quanto riguarda il Massamartano, nelle ultime 9 gare 5 sconfitte, 2 vittorie e 2 pareggi per appunto per questa squadra che è al confine proprio con la provincia di Terni. Andiamo a leggere anche la classifica. Trestina in testa con 39 punti,
Dopo 17 giornate, 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per la squadra di casa, su Basio Villabiaggio seguono con 35 più staccato il Castel del Piano, che dopo un periodo positivo invece deve annotare la seconda sconfitta di fila. 25 punti per il San Sisto, 24 per il Ventinella che sta facendo un buon campionato, Angelana 22, Petrignano e Massa Martana di punti ne hanno 21, 20 punti per Bastia e Narnese, 17 per il Cannara, 16 punti per Todi e Torgiano, 14 punti Pontevecchio, all'ultimo posto troviamo con 12 punti soltanto il Trasimeno. Segnaliamo che il Bastia ha un punto di penalizzazione, possiamo provare a collegarci, se Dario Brighi è pronto, con Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria, che era al San Girolamo a vedere Narnese e Bastia, e può dirci magari la sua mentre andiamo a vedere le immagini. Volevo sapere da Len, qualche sorpresa? Ti aspettavi di più da alcune squadre in questa eccellenza? Beh, diciamo, non è che la seguo tantissimo, però l'Arnese vederla un pochino così in basso, sì, forse è una sorpresa, perché in eccellenza secondo me dovrebbe stare sempre nelle prime 4-5 posizioni. Sono anche perché comunque vince, è una squadra da un blasone, esatto, insomma, che ha un blasone diverso rispetto alla posizione che occupa adesso. Mi dispiace per il Todi, perché dopo l'anno scorso il miracolo, insomma, di Conti, sì, che ha sfiorato, diciamo, la D. Quest'anno, insomma, stanno navigando un po' in acque, sì, abbastanza difficili, ma credo che alla fine il professore Conti ce la metta tutta per portarli per fuori, dal play-out. Assolutamente sì. Allora siamo in collegamento con Riccardo Tommasi del Corriere dell'Umbria. Buonasera Riccardo e buon anno, visto che è la prima volta che ci sentiamo televisivamente per quanto riguarda Dimensione Dilettanti. Riccardo, mi senti? Mi senti? Ecco, ti sento. Alessandro, mi senti? Sì, 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 non so se hai sentito quello che ho detto. Come no, come no. Buonasera a te, buonasera a tutti e buon anno a chi ci vede, chi ci ascolta. Buon anno a tutti, che sia un buon 2016 per tutti noi. Allora, in studio abbiamo Alelli Stanti, il portiere della GM10, e che Bruno Palozzi, il direttore sportivo. Saluto entrambi, buonasera. Buonasera. Ciao Riccardo. Allora, mentre possiamo andare con la sintesi di Narnese e Bastia, raccontaci questa partita del San Girolamo che stranamente non ha visto tanti tifosi del Bastia. Di solito la squadra è seguita in massa, invece quest'oggi, cioè domenica a Narni, non ce n'era quasi nessuno. Sì, in effetti è stata un po' una sorpresa di tifo organizzato da Bastia, c'era solamente una macchinata, non ricordo se erano 4 o 5 tifosi con uno stendardo con scritto Bastia. Di più, ricordo 3 anni fa in Serie D c'era tutt'altro clima, tutt'altro colore nel settore ospiti, però capisco anche che a Bastia la situazione è cambiata rispetto all'epoca, c'è stata una retrocessione a livello di organizzato di tifosi, c'è stato forse lo scioglimento, non so bene, ma dei problemi li hanno avuti, perciò non hanno tra virgolette in basso il San Girolamo. C'erano veramente 7-8 persone nel settore ospiti, comunque sì, a parte ciò il pubblico locale ha risposto, un bel San Girolamo con un grande striscione We Are Narnese, che sì, perché c'era la maglia celebrativa dei 90 anni, no? Esatto, bravo Alessandro, è vero, era una giornata un po' particolare, la prima per questa nuova maglia, devo dire che è stata bagnata degnamente, perché la partita è stata molto bella e a punti sarebbe stato più giusto che vincesse la Narnese. Però sostanzialmente non è del tutto rubato da parte del Bastia ed è un buon punto in uno scontro diretto dove si è vero importante vincere, però è molto peggio perdere le certe partite, certo. Perciò la Narnese che resta fuori dalla zona play-out e ecco, si appresta ad affrontare domenica un altro scontro diretto fondamentale in un altro mezzo derby come quello di Todi. Ecco, Todi che viene da 4 sconfitte consecutive. Todi che, se lo diciamo poi anche con Alenni Studio, se vuole evitare di ulteriormente complicarsi la vita, deve tornare a vincere. Penso di sì, ovviamente mi auguro non sia questa domenica, perché anche la Narnese non si può permettere passi falsi, a 20 punti, è poco sopra la zona play-out, perdere vorrebbe dire... praticamente farsi raggiungere dal Todi, sì, e tornare davvero un passo dalla zona play-out. Che ti dico, il Todi è una delle sorprese negative di questo campionato, ha raccolto davvero pochissimo in questa stagione, un po' a differenza delle attese. Certo,
Io continuo a dire che non sia una squadra che lotterà per salvarsi da qui a fine campionato, però se non sbaglio a 16 punti ne servono più di 20 per la salvezza matematica, non è facile tirarsi fuori, anche perché mancano ormai 13 partite alla fine del campionato. Senti, tornando alla gara della Narnese, due gol annullati, uno a Quondam della Narnese e l'altro a Menichini per fuorigioco sempre del Bastia, erano da annullare? Nella sintesi purtroppo non li vediamo. Che ti dico, guarda, non ero in linea in ambo i casi, penso quello di Quondam sì, perché la difesa del Bastia era salita nettamente, Quondam si è ritrovato solo davanti al portiere a pochi metri dalla linea, penso quasi sicuramente era fuori gioco, nessuno ha protestato. Idem il fuori gioco di Menichini, penso ci sia, giocatori del Bastia che non hanno protestato, forse era qualche centimetro meno fuori gioco quello del Bastia, ma devo dire le decisioni arbitrali in questo caso sono state ottimali, anzi direzione di gara che nel complesso, visto anche il peso della partita, non è stata male. Ci sono stati, ecco, 7 ammoniti, però a parte un episodio non si è mai accesa la scintilla, come è giusto che sia, fondamentalmente, perché come ripetiamo spesso è sempre uno sport, è sempre una partita di calcio. Senti, quindi c'era soddisfazione nell'ambiente narnese per la bella prova, oppure c'era più amarezza per aver in qualche modo sciupato un'occasione per staccare anche il Bastia? Ma guardate, non ho parlato con mister Sabatini, ha scambiato due battute con il direttore sportivo Gianluca Gambini, è stato il primo a ammettere che questa è una partita che noi potevamo vincere, sarebbe stato anche giusto vincerla ai punti, però non è un punto che va buttato, perché gli scontri diretti è importante vincerli, ma secondo me è più importante non perderli. Non è stato preso male questo pareggio, fondamentalmente. Adesso però gli effetti di questo pareggio saranno amplificati dal risultato del Martelli di Todi, perché certo, un'eventuale vittoria in terra d'Uterte, è ovvio, ha fatto 4 punti in 2 scontri diretti, lontana abbastanza dalle sabbie mobili della bassa classifica. Qualora non arrivi la vittoria, bisogna purtroppo fare punti con la domenica successiva ancora, ma viene a San Girolamo il Villa Biagio, perciò certo. Secondo me è un piatto più importante per la Narnese. Più in generale, ultima battuta, Gambini era molto contento per il fatto che in una partita difficile come quella contro il Bastia, su 18 giocatori messi in lista, davvero il 70% erano fuori quota, erano ragazzi, c'era addirittura un classe 99 come secondo portiere. Quindi e il progetto primo è giovane. Un 97, quindi... Sì, ma giustamente Gambini ha detto non consideriamo più ragazzi, giocatori certo, che sono per poco non fuori quota, vedi un Angeluzzi, un Gaggiotti o Grifoni che ormai è un veterano. Il progetto giovani a Narni devo dire che prosegue bene, anche chi è stato ceduto per fare esperienza tra virgolette sta facendo bene nelle rispettive squadre in cui è andato. Senti, per chiudere un commento anche generale alla classifica, Trestina, Subasio e Villa Biagio non accennano assolutamente a rallentare, tutte e tre hanno vinto, tutte e tre proseguono la loro striscia positiva, quella del Villa Biagio 10 risultati utili, Trestina addirittura 11, la Subasio sono 5 gare che non perde, insomma le tre stanno davvero dando una bella sterzata a questo campionato. Sì, lo diciamo da parecchio, le tre squadre che ambiscono al successo finale sono quelle tre che vediamo in testa alla classifica, di questo passo probabilmente ci saranno i playoff corti perché Vindighi vince questo scontro a 3 alla distanza e poi ci sarà la finale tra la seconda e la terza e di questo passo ci sarà il distacco dei punti, ecco. Una di queste tre Vindighi, l'altra si giocherà probabilmente le possibilità negli spareggi interregionali a livello nazionale e poi ecco la finale di Coppa Italia, visto di non fare il ventinella, che andrà a giocarsi un'altra piccola possibilità di essere promossa, devo dire da umbro sportivo forse sarebbe stato meglio che l'Angelana fosse andata a giocarsi questa opportunità, forse una squadra che certo magari può, anche più ambiziosa, no? Insomma, forse l'anche di più sorpresa. Sì, Ventinella, se non sbaglio, è il primo anno che fa l'eccellenza, perciò comunque sia una società relativamente giovane. L'Angelana invece sono un po' di anni che si è stabilizzata in questa categoria, avrebbe avuto forse
più voglia di provare la scalata nella Coppa Nazionale, però è un percorso davvero molto molto difficile. In teoria dovresti vincerla per Andrendi, parliamo di 3 o 4 turni andata e ritorno, perciò è davvero un piccolo barlume di speranza per noi, perché come immagino avrei certo. detto prima, in Serie D ne abbiamo una spacciata e due che rischiano, quindi dobbiamo rientrarci, ecco. Va bene Riccardo, ti ringrazio, buona serata, ti lascio ai tuoi impegni da studente modello. Grazie Alessandro, l'ultima volta che feci il collegamento prima dell'esame lo passai, quindi ah, okay. È un precedente importante. Senti, ma che esame è? È il primo del mio percorso magistrale post laurea, quindi è una prima di campionato, diciamo. Ah ok, quindi all'esordio Tommaso, dai. Sì, sì, nel nuovo Speriamo campione. Allora prosegua la serie positiva, dai. Speriamo, speriamo. Io saluto a tutti, grazie per la chiamata, Alessandro. Buon grazie proseguimento. A te. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera. Vedi anche Tommasi in serie positiva da parecchi esami. La cosa interessante è che Tresina su base Villabiato stanno avendo un po' lo stesso cammino che in promozione hanno Campidello, Orvietano e Atletico Orte. Due campionati molto, molto simili. Doppioni, diciamo. Sì, sì, sì. A livello basso forse è un po' differente, perché c'è, sì, sì. Stiamo soffrendo un pochino di più noi, però anche lì c'è una bagarra abbastanza intensa. Speriamo, insomma, io spero sempre che, ecco, le squadre un po' più vicine a noi siano ovviamente favorite dai risultati. Ecco. Che per te questo, se no c'è una sfacciata predominanza delle squadre perugine, no? Anche in eccellenza. Insomma, lo diciamo spesso, perché spesso poi ogni anno rivediamo questa situazione. In Serie D non c'è una Ternana, in eccellenza ce n'è una, la Narnese, che quest'anno sta molto stentando. Il DS Palozzi, che conosce il calcio da tanti anni, sono oltre 30 anni che è nel calcio. 40. Ecco, 40 anni, come mai insomma, Terni non produce più squadre? Non è che sono cicli, sono stagioni, sono, se per esempio... qui ci sono due gironi, guardi, io parlo di promozione, sì, sì. Vedi il girone B, sono tre Ternane, chiamiamoli, perché Orvieto, sì, sì. Sì, Campidello, sì. Orte, e poi appresso c'è la quarta che è, no, stavo venendo fuori bene. Per l'Olimpia. Cioè, l'Olimpia no, l'Olimpia sta messa più o meno come noi. No, stavo come padre proprio delle no, no, bello. Però... so cicli, so anni, so come sui settori giovanili delle società che hanno l'anno buono, che vengono fuori 3-4 ragazzi, e l'anno che non hanno niente, e così so i campionati. Anche se la realtà perugina a livello calcistico in certe situazioni è meglio di quella ternana. Io ricordo, insomma, ho fatto l'anno scorso soprattutto, questa cosa mi aveva colpito, no? Che dopo lo Sporting Terni, con la retrocessione della Narnese, insomma, non c'era stata più nessuna squadra in Serie D. Sì. E se non sbaglio questa cosa sarà verificata l'ultima volta nel 94 o 95. Quindi erano 20 anni, adesso sono due consecutivi. Per me, da come la vedo io, diciamo dalla mia modesta esperienza, vedo che sono situazioni che ogni tanto si creano e vengono fuori. Perciò... bisogna lavorare affinché questa cosa si crei il possibile. I settori giovanili sono importanti, perché vedi il Campidello, che è una società che ha il settore giovanile buono, ha qualche due uomini di esperienza come Minocchi e Sciaboletta, che sono, il resto sono tutti giovani, sì, no? Sì. Tutti giovani, e quindi alla lunga stanno venendo fuori, perché se tu ci fai caso pigliano il gol, no, all'inizio, poi dopo rimontano sempre. Questo domenica, domenica sono stati in svantaggio per quasi tutta la partita. Poi hanno vinto 3-1, mi sembra. Esatto, sì, sì. Ci sono rapporti tra la Gemellici e la Narnese, visto che comunque la Narnese ha un settore giovanile importante, insomma, nella zona, insieme al Campidello, sì. Sono sicuramente più rapporti. I rapporti con la Narnese ce li abbiamo buoni, anche perché abbiamo fatto... diciamo, l'anno passato io non c'ero, però quest'anno io personalmente con Gambini ci siamo intesi per alcuni giocatori, se era possibile, se è stato certo. possibile abbiamo preso, il rapporto è buono. Invece a livello di settore giovanile la GM10 come a livello di settore giovanile la GM10 ha solo a juniores, ma c'è il GMT che c'ha tutto il settore giovanile, che però diciamo è in accordo con, in poche parole, lo fa il GMT. Ah, ok, quindi... capito? Però a fine anno, diciamo se ci sono i giovani che vengono...
in Serie B. Il BMT è sempre un'altra realtà, è una realtà che è Alviano, Guardea, Montecchio, sì, sono tutti questi paesi che stanno e ha soltanto il giovanile, sì, sì. Allora scendiamo di una categoria, andiamo a vedere proprio la promozione, la categoria che interessa di più ai nostri ospiti. 17ª giornata, anche qui seconda giornata del girone di ritorno. La MC 98 purtroppo perde ancora, perde in casa contro l'Arrone per 2-1. Arrone che va in vantaggio con Cudini al sesto del primo tempo, all'ottavo della ripresa Cassetti pareggia per la MC 98, Terzino al 48esimo a tempo scaduto riesce a regalare questa importante vittoria all'Arrone. Arrone che è in serie positiva da tre gare, Arrone che sembra aver trovato un piglio giusto, Arrone che poi si è anche rinforzato nel corso del calciomercato. Sempre invece più buia la situazione del MC 98, che dopo aver perso i pezzi pregiati è alla terza sconfitta di fila. Ma il dato preoccupante per l'MC 98, poi non so che cosa ne pensano i nostri ospiti, è che anche con i tre, diciamo, giocatori più rappresentativi, quelli che hanno lasciato la squadra da più o meno un mese, la situazione non è che fosse così rosea, perché se estendiamo il dato alle ultime 13 gare sono 9 sconfitte, 2 vittorie, 2 pareggi. MC 98 che a questo punto dovrà, secondo me, correre ai ripari. Amerina Clitunno 1-1. La Merina va in vantaggio con Migliacca al 18esimo del primo tempo, pareggio di Calamita al 43esimo per la Clitunno nella ripresa. La Merina che con Danilo Nicolai ha ottenuto 6 risultati consecutivi nelle 12 gare in cui lui è seduto in panchina, soltanto una sconfitta, 7 pareggi e 4 vittorie. Quindi complimenti a Danilo Nicolai, a Ottaviani, a tutto lo staff. Atletico Orteno c'era Umbra 1-1, Morelli porta in vantaggio l'Atletico Orteno al 17esimo, al 39esimo del primo tempo per il Nucera Umbra pareggia Vero. Atletico Orteno che ultimamente è tornato sulla terra, perché nelle ultime 3 gare 2 pareggi ed una sconfitta, nelle ultime 7 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, a causa di questo pareggio ha perso la testa della classifica. Testa della classifica che invece continua ad avere il Campidello, che come diceva prima Alain ha ribaltato il risultato in casa contro la Nestor. La Nestor che è andata in vantaggio al 41esimo del primo tempo con Moriconi, al 26esimo della ripresa, quindi a 20 minuti circa dal termine, il Campidello era ancora sotto. Poi Tomassini pareggia, al 28esimo Mancini porta in vantaggio il Campidello e poi al 32esimo De Angelis regala questa vittoria al Campidello. Campidello che quindi dimostra di essere offensivo e di essere determinante in zona gol anche senza i gol di Sciaboletta, e questo secondo me è importante anche alla luce del futuro della squadra di Proietti. Campidello che nelle ultime 15 gare ne ha vinte 11, ne ha perse 2 e ne ha pareggiate 2. Proseguiamo con i risultati: Ducato Bevagna 3-0, i gol per il Ducato: Pace al 31esimo, al 39esimo della ripresa Pino, al 40esimo Quaglietti, quindi 3-0 il risultato finale. Per quanto riguarda il Bevagna, nelle ultime praticamente il Bevagna aveva vinto la gara precedente, quella l'ultima del 2015, però lo score è sicuramente molto molto penalizzante. Soltanto 2 vittorie per il Bevagna in 17 gare, ben 13 sconfitte. Bevagna che però non è ancora spacciato. Nuovo Fulginum Assisi 1-5, l'Assisi con Zampagna in 11 gare ne ha vinte 7, ne ha pareggiate 2 e ne ha perse 2. L'Assisi che dopo aver fermato la corsa del Campidello vince in maniera prepotente contro la Nuova Fulginum. I gol per quanto riguarda questa gara: per l'Assisi al 7° del primo tempo Feliciani, al 39esimo Calisti, nella ripresa ancora Feliciani al 15esimo 3-0, al 30esimo della ripresa ancora Assisi, quindi 4-0, 0-4, poi ancora l'Assisi al 33esimo con Ciurulla e al 36esimo a corcia di distanze di Nicola per la Nuova Fulginum, ma ormai è troppo tardi, si era già sul 5-0. Nuova Gualdo Bastardo GM10 1-0, il gol della Nuova Gualdo Bastardo è segnato al 42esimo da Boccali, e perde ancora purtroppo l'Olimpia Tirus, perde 4-0 sul campo dell'Orvietana. Olimpia Tirus che ha la terza sconfitta di fila nelle ultime 10 gare per la squadra di Frabotta, 8 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Olimpia Tirus che forse è una delle delusioni di questo campionato,
L'Orvietano invece ha la seconda vittoria di fila dopo la sconfitta di Arrone. La classifica, Campidello Orvietana 38 punti, Atleti Corte 36, Nuovo Caldobastardo 31, 29 punti per l'Assisi, 28 per il Nocera Umbra, 27 per Ducato, 24 Clitunno Nestor, 21 Merina, 20 punti MC 98, 16 per Arrone, Nuova Fulginium, 11 punti per Olimpia Tirus, 10 punti per la GM10, 8 all'ultimo posto per il Bevagna. Per quanto riguarda questo campionato, l'Olimpia, dicevo, forse è una delle sorprese in negativo, no? Soprattutto sì, perché un dato importante, in casa non ha mai vinto in 9 gare, soltanto un pareggio, ben 8 sconfitte. Sì, diciamo, noi l'abbiamo incontrata poco prima delle feste, credo il 13 dicembre. Siamo andati a vincere là 2-1. Sì, sta un po' viaggiando in difficoltà, chiaramente a noi questa cosa ci favorisce, quindi non è che sono dispiaciuto, mi dispiace per l'Olimpia, insomma, perché poi conosco molti giocatori, poi ha dei giocatori chiaramente di livello assoluto, tra cui Bartoli, Agostini, insomma, Virgilio, quindi voglio dire, una squadra che sulla carta in quella posizione non ci dovrebbe essere, però le annate vanno così e adesso noi facciamo la rincorsa su di loro, sull'Arrone e sulla M di cui parlavi prima, che domenica viene da noi e deve sapere che incontrerà una squadra che deve fare la partita della vita, perché noi, diciamo, abbiamo un pochino, è proprio lo scontro diretto fondamentale per questo campionato, assolutamente, è diventato. MC 98 che si è indebolita tanto. Beh, diciamo, quando perdi giocatori come Ciani e Prosperini, che già sono di un'altra categoria, certo, portati in promozione, quindi che poi se ne vanno, e perdi anche Fausti, che l'anno prima ha fatto molto bene, è chiaro che un pochino a livello di qualità ne risenti, anche a livello di gruppo ovviamente, perché poi erano giocatori che stavano lì, certo, da tantissimi anni. Capisci che c'è qualcosa che non va, no? Anche chi resta, insomma, perde magari dei punti di riferimento. Ma tra l'altro poi c'era un gruppo molto solido, io ci ho giocato insieme, quindi ho giocato con l'M 3 anni fa, quindi diciamo che il gruppo era abbastanza storico e i risultati venivano fuori anche per il fatto che si conoscevano un po' tutti anche al di fuori del campo. Un gruppo, quindi, d'amici. Esatto, quindi perdere due come loro, che al di là di quello, insomma, a livello tecnico indiscutibili, anche a livello di gruppo magari crea qualche disagio, e speriamo che si riprendano non da domenica, ma da quella dopo, ovviamente. Io spero che la striscia negativa continui perlomeno domenica. Certo, quindi, assolutamente. Mi dispiace per Dante e per i presidenti, ma noi questo è il nostro obiettivo e assolutamente dobbiamo fare, ripeto, la partita della vita. Su questo dobbiamo fare. Senti, nello spogliatoio avete fatto magari una tabella, cioè, dicevi tu, bisogna riprendere l'Arrone, la MC98, anche la stessa Marina, insomma, magari 11 punti, però insomma, se fai la corsa sulla MC... Diciamo, la tabella è sempre quella della squadra che è al di fuori dei playout in questo momento è la M98. E sono sicuro che se noi riusciamo a vincere domenica, anche a livello di morale... poi cambiano le situazioni nel calcio, quindi magari è una spinta in più per poter riagganciare quel treno lì e poi fare una striscia utile consecutiva per sperare perlomeno di avanzare in classifica, se non salvarci direttamente, prendere una miglior posizione per i play-out, chiaramente. Questo è un po' il senso di tutto, sì, però l'obiettivo fondamentale adesso non ce l'abbiamo, perché adesso devi vivere partita per partita e domenica non è una partita, è la partita. Assolutamente. Ce ne vorrebbero dei giocatori così. Certamente, in campo, ma... Non a caso l'ho cercato a dicembre. Purtroppo. Non è il capitano, Valerio. Purtroppo, veniamo da una settimana, devo dire, faccio anche mea culpa, nel senso che domenica c'è stato un infortunio da parte mia che ha pregiudicato un po' la partita e la prestazione della squadra a casa della quarta in classifica. Noi avremmo meritato ampiamente il pareggio. Una partita incanalata verso lo 0-0, purtroppo c'è stato una mia debacle, diciamo. Racconta. Beh, diciamo, è stata no, fare un rigore lo so, ma non è quello il concetto, perché poi ogni partita è a sé, no, quindi certo. devi mandare via tutto, sia il positivo che il negativo, andare avanti, quindi, però chiaramente è stata una botta a livello anche dei ragazzi, insomma, importante, perché a 5 minuti dalla fine subire un gol del genere, condizionato al vento, perché poi c'è stato, insomma, questo rilancio, perché Boccali è il difensore centrale, ha fatto questo rilancio col vento, ha rimbalzato, io ho scivolato, insomma, varie cose che hanno determinato poi il fatto che la palla andava dentro senza che io la toccassi, quindi purtroppo era una partita, ripeto, incanalata sullo 0-0, è andata così, adesso
diciamo, resettiamo tutto quanto, andiamo avanti e, ripeto, bisogna fare una partita con la P maiuscola domenica e tirare dentro chiaramente anche la M98 e andare a 13 punti domenica prossima. Comunque giocavate contro una signora squadra, perché la nuova Valdo Bastardo era, veniva da 8 risultati utili consecutivi, quindi... Infatti io quello che sono, guarda, sono anche convinto di questo. L'errore ci può stare, che non è che giocare anche, con... No, assolutamente, no, vabbè, l'errore non ci può stare a livello per come è venuto, però a livello di... diciamo risultato ci poteva stare pure la sconfitta, non ci poteva stare dopo la partita, certo. Perché ti dico la prestazione è stata veramente importante e quello che a me dà conforto è che comunque il gruppo c'è, è molto unito e devo dire anche, cioè, è una delle poche volte che vedo una situazione classifica del genere con un gruppo così, quindi questa è una grandissima, assolutamente una grandissima, mi dà una grandissima dose di positività, perché vedere una squadra che lotta in quel modo a fine partita non fa drammi e dice guardate ragazzi che comunque ci abbiamo possibilità di venirne fuori, perché secondo me ci abbiamo le potenzialità e i giocatori per venirne fuori, non è cosa da tutti, insomma, ecco. Quindi diciamo c'è fiducia, e secondo me ce la possiamo fare, ecco. Cioè, volevo sentire il direttore, qual è la squadra che l'ha impressionata di più? Ad oggi? Sì, su quelle che avete affrontato. Quella qualche tempo fa mi ha impressionato molto l'Ortana, che poi ultimamente per problemi anche domenica, mancavano sei giocatori, sì. Ha frenato. L'Orvietana, sono tre le squadre che mi hanno impressionato, ma non a caso perché stanno lì davanti in classifica. Quella di cui io ho molto fiducia e sono convinto che alla lunga, che sicuramente dirà la sua, è il Campidello, perché... Ripeto, è una squadra di giovani che corrono e hanno tanto entusiasmo. Anche forse se... tra le tre è sulla carta quella meno attrezzata, no? Sì, come nome di giocatori, come qualità di giocatori sicuramente. Perché insomma, Minocchi, Sciaboletta, Biggi. Biggi, non sono gli ultimi arrivati, no? L'ossatura c'è. L'ossatura è, ma se tu guardi poi l'Orvietana pure... È una grossa squadra, no? Una grossa squadra con un potenziale di giocatori che è d'eccellenza, via, lì non è che devi fare, e ripeto, l'Ortana, che a me a suo tempo mi aveva impressionato. Io domenica, per esempio, sono stato a vedere, ho visto Ortana, Ortana non c'era, e obiettivamente con la mancanza di sei giocatori, gli attaccanti, i centrocampisti, non meritava da perdere, ha perso, però hanno preso una traversa, un ballo e una traversa per uno, cioè di pareggiare, per me meritava la vittoria, però ripeto, tra queste tre non saprei quella che può da su. Anche Alen ha lo stesso... Sì, io credo che alla fine forse l'Orvietana sia quella un po' più attrezzata, anche a livello di blasone societario, insomma... Forse se la giocherà con l'Ortana. Prova sempre, ogni anno. Insomma. Sì, poi c'è, ripeto, c'è giocatori di livello assoluto per la promozione che non c'entrano niente, tra cui ecco, Bagnato, Andrea Bagnato, Di Francesco. Anche Monesi. Di Francesco insomma, c'ha giocatori di livello che chiaramente... ma poi c'è anche la rosa lunga, perché poi anche quello è il concetto. Con Bagnato avete condiviso l'esperienza alla Ternana, non forse lui ha sì, sì. Anni in più? No? Sì, io giocavo sì, con lui, facevo il secondo con Cunzi, facevo il primo con la primavera, sì. Cunzi che adesso te lo ritrovi contro? Me lo ritrovo contro e dove stavo contro, io. A distanza di 90 metri. Cioè, me lo ritrovo dove stavo io fino a due anni fa, fino all'anno scorso, insomma, in Amelia. Sono contento che sta andando molto bene. Cunzi che fa in promozione? Un giocatore che... Non lo so, infatti. Ha giocato in Lega Pro. È stato molto sfortunato, secondo me, da questo punto di vista, Pasquale, perché insomma, ha sempre visto il treno passare. E... Perché il calcio è strano. Sì, sì, sì. Molto strano. A volte vive dei fattori che sono, diciamo... Perescrutabili perché non ci sta dentro. Esatto, no? Che sono così, che non si riescono neanche a capire, però purtroppo questa è la realtà. Ce lo ritroviamo, diciamo, contro... E non a caso, insomma, da quando poi è venuto anche Nicolai, stanno facendo un grande rullino di marcia, insomma, c'hanno, quindi, e anche è dovuto a lui, quindi questo assolutamente. Volevo sapere da Palozzi, so che non c'è una formula, no? Però lui che conosce il calcio meglio di noi sicuramente, se non altro anagraficamente, quali sono questi fattori? Cioè, un direttore sportivo, insomma, che consiglio può dare a un giocatore che vuole cercare di emergere?
Cioè, è meglio magari allenarsi, è meglio cercare in qualche modo di fare il professionista anche quando sei nei dilettanti, perché molti poi magari hanno quell'habitus mentale e anche se tecnicamente sono un po' inferiori arrivano. Invece magari il genio e sorregolatezza, spesso, a meno che non è un genio paragonabile a quello di Messi o di Balotelli, non arrivi. Beh, innanzitutto deve avere le doti fondamentali, la qualità, poi la serietà e l'impegno, quello è determinante. Se tu credi in certe cose, le devi fare con serietà. Con a prescindere serietà. Dalla categoria? Questo. Sì, qualsiasi categoria. Beh, se tu guardi un ragazzo giovane, vai a vedere le squadre giovanili e vedi un ragazzo che in mezzo emerge perché è più bravo di tutti. Io quello lo guardo poco, per esempio. Io guardo altre caratteristiche. Quello è bravo in quel gruppo. Però su quel gruppo c'è il ragazzo serio, inquadrato, che può crescere fisicamente. Che viene. Io guardo più quello. Se quello è bravo, le qualità ce l'ha, però non lo so fino a dove arriva. Invece quello che può crescere lo vedo. E quindi dico, deve essere un soggetto che quando viene a fare allenamento lo fa con serietà, si deve divertire ovviamente, ma non deve fare stravizi, non deve dormire tardi. È uno che gli allenamenti li deve fare con passione e poi si deve mettere in evidenza. Per mettere in evidenza devi giocare bene, devi mettere coraggio sul campo, devi essere cattivo, ma non cattivo, cattiveria calcistica, no, Marco, agonistica, no? Agonistica, e quello ti mette in evidenza, sicuramente sali. Poi quando passa il treno lo devi via, non ci sta niente da fare, perché sennò lo perdi. Senti, Alen ce l'ha qualche rimpianto? Io? Qualcosina ce l'ho. Perché anche tu hai toccato anche il calcio vero, no? Da questo punto di vista. Beh, oddio, verissimo, però, insomma, no. Hai però avuto occasione anche in Val d'Aosta, mi sembra, insomma. Sì, beh, io sì, diciamo, sono stati quegli anni un pochino dove eri fuori quota, no? In Serie D. Un anno l'ho fatto con la Narnese, purtroppo andò male, perché poi fu l'anno poi della retrocessione con Poponi e l'avvento dei Trippini. E quindi non fu una grandissima esperienza dal mio punto di vista, ma neanche dalla squadra, perché poi alla fine siamo retrocessi. E una volta finito quello sono andato a giocare sì fuori, però quando vai a giocare fuori poi dopo diciamo ci sono stati anche degli infortuni, una cosa e un'altra, quindi un po' di rimpianti ci stanno, però insomma questo è, credo adesso sia la mia dimensione e quindi ne vado fiero. Cioè, quello che ho fatto fino adesso, poi quello che verrà vedremo, ovviamente. Perché ancora sei giovane. Ancora, cioè. 26 anni, magari, cioè giovanissimo, no, però giocare con uno stato di Malta, sì, c'ho mio fratello là, no? No, 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 assolutamente. Allora, rapidamente parliamo anche della prima categoria, girone C. Il Montefranco ha riguadagnato la vetta della classifica. Montefranco che dopo due sconfitte di fila vince due gare consecutivamente. Montefranco che vince 3-0 sul campo del San Venanzo, la sorpresa negativa di questo girone è il San Venanzo. Le altre squadre di testa: il Giove batte 3-0 la Real Avigliano, 11 risultati utili consecutivi per la squadra di Tantari, del presidente Tantari, 3 vittorie di fila, 6 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 11 gare. Monte Castello Vibbio invece è all'ottavo risultato utile consecutivo, batte la Junior Campomaggio per 3-0, l'Olimpia con le Pepe Pantalla invece pareggia 0-0 sul campo del 4 Castelli Vallerina. Per quanto riguarda quindi la classifica, in testa Montefranco con le Pepe Pantalla con 33 punti, segue Monte Castello Vibbio con 32, Giove 31, 4 Castelli Vallerina 28, Gesta Albiano, Superga 48, 24, 23 per Bacica Lupo Nestor l'ho fatta già retrocedere sul campo, non me ne vorranno gli amici di Marciano, Tibere e Terni Est 22, Real Avigliano e San Venanzo 20 punti. San Venanzo che nonostante gli acquisti, nonostante anche gli investimenti ingenti in questa categoria, è ancora al quart'ultimo posto della classifica. Cigonia 18 punti, Junior Campomaggio 15, ancora invece all'ultima posizione il Macchi con soli 3 punti e ancora a secco di vittorie la squadra dei Colli Amerini, che ha subito ben 59 gol. Scendiamo ancora di una categoria rapidamente, in seconda categoria, girone D, qui c'è un guardeggio sempre più straripante, vince anche con le giovanili Campitello, vince per 2-1 nelle ultime 13 gare, il guardeggio ne ha vinte 10 e ne ha pareggiata soltanto una, 15 vittorie, un pareggio e una sconfitta per la squadra di Proietti che ha segnato 50 gol, ne ha subiti soltanto 9. Il San Gemini, nonostante insomma ha 10 punti di svantaggio, continua la serie positiva. San Gemini che nelle ultime 8 gare ne ha vinte 7, ne ha persa una, 3 vittorie consecutive per la squadra di Malagoli,
che nella gara di domenica ha espugnato il campo della PGS Bosico vincendo per 4-0. Anche il San Giovanni Bosco è in serie positiva da 5 gare, 5 vittorie consecutive per il San Giovanni Bosco, che insieme alla Romeo Menti e allo Strettore 87 è la terza forza del campionato. Romeo Menti, che a sorpresa è andata a pareggiare sul campo della Nuova Dinamo per 1-1, mentre lo Strettore 87 ha espugnato il campo di Stroncone. Per quanto riguarda quindi la classifica, Guardeggio 46 punti, San Gemini 36, San Giovanni Bosco, Romeo Menti, Strettore 87 35, a seguire Dall'Era con 34, 28 punti per Giovanili Campitello e Colonia, 27 GRS Papigno, 20 per lo Stroncone, Castello 16 punti, Montecchio 14, PGS Podico Federico Mosconi 12, 5 punti per lo Tricoli, 4 per la Nuova Dinamo. Nell'ultima gara del 2015 è successo un fatto abbastanza singolare per quanto riguarda la gara del Castello, perché ci sono due gemelli che militano nel Castello, l'arbitro ne ha ammonito uno, l'allenatore giustamente per evitare che poi l'arbitro successivamente in un eventuale fallo ammonisse di nuovo il giocatore e quindi la conseguente espulsione, ha sostituito uno dei due gemelli, quello che era stato ammonito. Successivamente poi l'arbitro ha ammonito un altro giocatore, ha ammonito l'altro gemello pensando che fosse lui, quello che invece era stato sostituito l'ha espulso, si è creata un po' questa cosa, hanno fatto ricorso, però intanto il giocatore espulso ingiustamente si è fatto il turno di squalifica e la squadra, il Castello, era rimasta in 10, cose che succedono, no? Quando in Beh, queste categorie per lo... però, il numero di maglia non è diverso, aveva sbagliato il numero di maglia, l'aveva appuntato su, ecco, non so il nome dell'arbitro, però succede. Poi purtroppo non ci sono neanche le immagini in queste categorie, no? Perché i filippini, certo, hanno giocato per anni insieme nel Brescia, non credo che sia mai accaduta una cosa del genere. Succede anche questo a dimensione dilettanti. Volevo ringraziare Anelli Stanti e Bruno Palozzi, rispettivamente portiere e DS della GM10. Grazie. Bocca al lupo allora per la gara con la MC98. Crepi il lupo. Ringrazio Dario Brighi che ci ha guidato in regia. Domani in replica alle ore 14, invece la prossima puntata, come sempre, mercoledì alle ore 21. Seguiteci sul canale YouTube di Telegalileo. Buona serata e grazie di essere stati con noi.